la troverete poi nella raccolta di questi lavori, di queste celebrazioni. Professore D'Alfonso, la sinteticità, so che non è sua, le chiediamo sinteticità perché così diamo la possibilità anche a chi vuole fare qualche brevissimo intervento in questa manifestazione, per poi dare la parola di chiusura al presidente della giunta regionale Paolo Di Laura Fratturini. Prego. Ho già detto, chiunque mi chiede la parola io gliela concedo, purché siano interventi brevissimi e inerenti quelli che sono il tema che stiamo trattando. C'è una scaletta consistente, io aderisco sia all'invito di dare un contributo, una testimonianza, sia all'altra parte dell'invito di essere contenuto. Mi sento molto coinvolto da questo appuntamento, non solo per la specialità del luogo, per la straordinarietà della circostanza e anche per la bellezza del tema. Mi dispiace che sia andato via il ministro D'Alia, ma c'era bisogno anche di continuare ad avere la sua vicinanza, soprattutto per cucire nella maniera più adeguata tutti gli interventi che ci sono stati e quelli che seguiranno, e soprattutto per rappresentare al componente del governo che è venuto qui che abbiamo bisogno di accendere luci anche nei luoghi di vita dell'Italia, e l'Abruzzo è un luogo di vita straordinario dell'Italia, come ha richiamato anche Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Mi sento molto coinvolto per il taglio che ha dato alla sua relazione il professore Di Giandomenico, poiché credo che siamo tutti quanti convocati a cercare di prevenire, di prevedere quello che purtroppo accadrà anche ai danni delle regioni, per il come la Carta Costituzionale ci ha fotografato questo livello dell'assetto ordinamentale, per il come anche il cammino della decisione normativa ci ha consentito in questi lunghi decenni di rilevare la vita e l'autonomia delle regioni. Noi non dobbiamo dimenticare questo giorno, diciamo, di festa dell'autonomia del Molise, che abbiamo bisogno di raccogliere le energie e cercare di prevedere e di scongiurare quanto di dannoso può essere messo in campo dall'attività normativa del nostro sistema paese. Noi abbiamo assistito ad un'attività di riordino del livello provinciale dell'assetto istituzionale dei nostri territori. Io dico riordino ed è una concessione. Abbiamo assistito ad un'attività di safari demolitivo del Parlamento italiano ai danni dei comuni. Io credo che il terzo appuntamento colpirà l'attuale assetto delle autonomie regionaliste. Allora, all'interno di questa circostanza, fare fino in fondo il nostro dovere, che conferisce salute alla vita ulteriore del popolo e della comunità molisana, ma noi abbiamo il dovere di intuire, prefigurare, ideare, cercare anche di innovare soluzioni, immaginare anche quello che ci può evitare la scomparsa o la resa invisibile di una comunità e di uno spazio regionalista come la storia ci ha consegnato. La prima fotografia che voglio scattare con voi nei pochi minuti che ho: mettiamoci d'accordo, non hanno più importanza gli uffici pubblici. Con l'agenda digitale, con l'evoluzione velocissima di internet, tutto ciò che nel 1861 si doveva fare attraverso la frontalità e la prossimità anche fisica del cittadino e dello Stato, oggi si può fare in lontananza attraverso l'uso dell'intelligenza della rete. Noi abbiamo bisogno di mettere in campo, lo dico al presidente Paolo Di Laura Frattura, che non solo ha la mia stima, ma anche un'adesione empatica per il lavoro che sta facendo, così come lo dico al presidente del Parlamento regionale molisano, Aldinino. Noi dobbiamo concepire qual è il parco delle infrastrutture che serve a questa regione e che serve ad una immaginifica alleanza di regioni attuali prossime.
qual è la sagoma che noi vogliamo fare alle prossimità territoriali, regionaliste che ci interessano. Scelga la politica e la democrazia del Molise qual è la prossimità che preferisce, ma non è più possibile immaginare la solitudine, è necessaria l'alleanza, che non è la rinuncia dell'autonomia, è l'evoluzione dell'autonomia. Alleanza, alleanza di funzioni, alleanza di ambizioni, alleanza di progetti, per edificare un protagonismo nello spazio europeo, perché oggi la geografia nella quale ci muoviamo non è più lo stivale italiano, è uno spazio che si chiama l'Europa, e all'interno di questo spazio noi non possiamo andare né piccoli, né grigi, né neutri, né insignificanti, né deboli. Ci dobbiamo andare con una potenza espressiva. Infrastrutture che consentano funzionalità, velocità, comodità, competitività, le infrastrutture che devono consentire ai molisani la realizzazione dei loro progetti di vita, impresa, conoscenza, anche vita personale, starei per dire anche libertà religiosa, dimensione di libertà della propria anima culturale. Tutto questo si può fare altrove in Europa, si sta facendo, lo dobbiamo fare anche noi. Vedete, io mi pongo con il lamento la domanda di quale sistema portuale è a disposizione di Molise, Abruzzo e Marche. Siamo degli invalidi civili. Qual è il sistema della trasportistica aerea di cui disponiamo Molise, Abruzzo e Marche? Ognuno ha qualcosa che è insufficiente. Possiamo immaginare noi una configurazione da sistema trasportistico, infrastrutturale, pluriregionale, in maniera tale che sia facile lo spostamento? Il sistema sanitario anche deve essere pluriregionale, perché altrimenti è il cittadino paziente che si sceglie la sua prossimità, il suo avvicinamento. Da Pescara vengono in tanti, in centinaia, virgola, in migliaia a Campobasso, alla bellissima struttura giacimento che io mi auguro sia ancora funzionante della Cattolica per alcune prestazioni specialistiche. Non ho notizie aggiornate perché da un anno e mezzo non lavoro più nel Molise, come qualcuno anche del tavolo della Presidenza sa. Concludo. Noi abbiamo in comune tanto. Voglio citare un gigante della pubblica amministrazione che non è stato citato né nella bellissima relazione che ha fatto il professore Di Gian Domenico, né nella raffigurazione di costruzione storica che ha fatto il presidente emerito del Consiglio regionale D'Ambrosio, e neanche negli altri interventi tutti completi e compiuti che io ho ascoltato. C'è stato un gigante che ha preso in braccio l'Abruzzo e il Molise senza immaginare di dimenticare la storia. Un gigante che si chiama Giuseppe De Tomasis, procuratore generale della Corte dei Conti del Regno, collocato lì ad opera e per generosità di Giuseppe Zurlo, invece richiamato durante quella bella stagione di Morano. Giuseppe De Tomasis immaginava che il futuro di questi territori sarebbe nato dalla messa insieme dei progetti. Noi abbiamo bisogno su alcune materie di non deliberare più da soli. Tutta la partita delle infrastrutture la perderà il Molise o la perderà l'Abruzzo, ma dico la perderà anche le Marche. Pensate alle infrastrutture ferroviarie se non ci mettiamo insieme facendo alleanze tematiche. Io mi permetto di riportarmi a casa il valore di questa bella occasione di festa nel senso dello stimolo dell'innalzamento della qualità dell'iniziativa. Qui c'è un nuovo Parlamento regionale, un nuovo governo regionale, benedetti anche dalle parole dell'Arcivescovo, sono convinto che ce la facciamo. Grazie Luciano D'Alfonso, mi chiedeva un prevedibilmente il senatore Astore. Prego senatore. Non vi è dubbio.
Poi abbiamo una necessità però. Mi dispiace rubarvi. Senatore, sì, mi dispiace solo una cosa, se devo comunicare che entro le 19 occorre chiudere. Se ci avete chiamato per dire che almeno volete sentire qualche nostra idea, non vi aiutare. E da ex consigliere regionale, insomma, credo di potervi dare. Io faccio bene dei ringraziamenti, soprattutto a quegli uomini del Molise che nel 63, e ci sta pure qualcuno che avete dimenticato, dal 46, quando si dibattese la Costituzione, pose le basi per la vita di Senatore Mirro, l'ha nominato qualche oratore prima di me. Io credo che almeno oggi dobbiamo veramente ringraziare questi padri della nostra regione e noi dobbiamo sapere come evitare di portare avanti. Bisogna, al di là dell'aspetto celebrativo del Presidente, io utilizzerei questi 5 giorni per vedere cosa dobbiamo fare. Ecco, c'è stata qualche relazione. Mi pare che l'abbiamo detto, merita il plauso. Non sto dicendo niente, merita il plauso e credo che le idee per esempio portate qui da Alfonso, credo che siano idee. Partono da tanto tempo, la cooperazione tra le regioni, credo che sia uno dei momenti fondamentali che dobbiamo assolutamente portare avanti, ma dobbiamo anche dire, come noi diciamo in maniera molto chiara, no all'eliminazione della regione. Mi dispiace che non sia venuto la professoressa Moscardini, come si chiama Moscardini, perché se leggete le tesi dei saggi di stamattina, vedete che c'è un passaggio un po' più lungo e dopo assolutamente fargli la passare questa fantasia di dire che le piccole regioni vanno in vita. Ecco, le regioni non vanno in vita. Poi vi farò mangiare uno studio fatto dall'ufficio studio delle Camere del Senato, che dimostrano come i LED piccoli in Germania non c'entra niente. In Svizzera, Canada, gli Stati Uniti, c'è la California, 90 milioni di abitanti. C'è il Connecticut, 400.000 abitanti, è andata a vedere qui, e sono stati. Allora, tutto dipende da come viene organizzata la regione, da come viene concepita l'organizzazione amministrativa, burocratica della nostra regione. Lei sa che non ho approvato questa alleanza che c'è stata nel Consiglio. La Cattolica Popolare non l'ho approvato, ma in aula, in Senato e alla Camera mi sono alzato tante volte, spesso a essere deriso perché la regione era piccola e anche il ministro, cioè sono molto amico di Giampiero, ma spesso e volentieri, per esempio l'ha fatta Franca sulla riduzione dei consiglieri regionali, tutti, compreso il Molise e il Lazio, che hanno votato fuori tempo, e c'è ancora la Sicilia che l'hanno fatta Franca, che hanno votato ancora l'altra. E allora noi dobbiamo rimboccarci le maniche e sul piano istituzionale, caro Presidente, la dobbiamo finire di essere l'uno contro l'altro. Il tavolo istituzionale deve essere un tavolo di sano realismo, di sana alleanza tra centrodestra, centrosinistra. Dobbiamo ricercare quei valori di ieri che hanno fatto la nostra regione per rifondarla. Ecco perché sul piano delle riforme, io credo che vada trovato un tavolo in cui tutti quanti insieme, tutti quanti politici, con un sano trasversalismo, devono assolutamente portare avanti questa autonomia e le nostre regioni. Non abbiamo, secondo me, noi dobbiamo recuperare la credibilità di una classe politica, non dobbiamo verso i nostri cittadini. Dobbiamo recuperare assolutamente la credibilità di una regione che deve essere asservita. Come si fa a non pensare che la sanità debba essere una risorsa? Perché altrimenti nessuno ci darà una linea. Però abbiamo la capacità, seguendo anche quello che ha detto D'Alfonso, perché ci vogliono, una volta sola parlai con te prima delle elezioni, caro Presidente, le eccellenze legate a rete in Italia devono essere patrimonio dell'intera nazione. E poi dobbiamo andare in competizione e in alleanza. L'ospedale di Agnone è possibile, ma è possibile solo in alleanza con l'Abruzzo. Passo Termoli è possibile qualcosa solo se si riesce a fare determinate alleanze. Perché pensate, io rifletto spesso sui dati che ci danno loro,
i vari piani che escono in questi giorni, si prevede che fra 30 anni noi saremo 50.000 abitanti meno. Si prevede che il tasso di anzianità, che oggi mi pare sia 22, sarà a poco, dentro 20, 30 anni, non politico, devi pensare al 40, 50, in alcune parti del nostro territorio sono già 50. Noi dobbiamo fare il mea culpa tutti. Come abbiamo gestito per esempio il terremoto? Abbiamo cercato di mungere, di distribuire, senza pensare di dare un esempio di rinascita economica, sociale, psicologica di quell'area costruita al terremoto, che poi doveva influenzare anche le altre parti del nostro mondo. Abbiamo fallito, non ci siamo riusciti, e credo che questo debba essere quello che ci deve assolutamente portare avanti. Non abbiamo fatto nemmeno una scuola per i 4-5 comuni San Giuliano, Corretore, Spezzato. La scuola di San Giuliano, sì, ci sono solo quelli adulti. Potevamo impostare una rivoluzione, e per fare questo io credo che dobbiamo, caro Presidente, in maniera serena, non certamente inseguire i monumenti che sono più alti d'Italia, non possiamo inseguire il famoso articolo 7, io lo so come la pensa lei, io credo che un po' di sacrifici, dobbiamo anche dare l'esempio fuori, che la regione Molise vuole mantenere l'autonomia, vuol diventare una regione che ha la possibilità economica di trascinamento anche di un PIL molto forte, perché non dimenticatelo, oggi andiamo, caro professor Di Giacomo, quando ti dicono che chiudi, il ministro Calderoni mi rispondeva in aula nel dire Padova 123 euro all'anno per i servizi, Napoli ce n'ha 650. Che rispondi? Rispondi però nel dire io voglio la perequazione giusta, il costo standard è diverso nel Molise, non è diverso per, caro Presidente, per buttare i soldi, è diverso per servire i cittadini. Una volta fatto questi conti, io credo che una perequazione giusta possiamo accettare la sfida, e la nostra regione deve conservare quell'identità che egregiamente Antonio ha rifatto il discorso storico, che mi pare che non so che non c'era all'inizio, ma mi pare che parte dai normanni del 200, esatto. Io credo che possiamo fare questo. Sul piano delle riforme la disponibilità a tavola deve essere di tutti. Grazie. Grazie senatore Pastore, non ci sono altri interventi, domande? Prego. Volevo aggiungere un altro elemento importante che non è stato accennato ma che va ricordato. La metropolia ecclesiastica è un altro elemento di forte unificazione identitaria del Molise, perché le diocesi erano suddivise in maniera molto particolare prima della costituzione della regione. Perciò, dopo il 63, le quattro regioni sono diventate metropolia, che è una forma interessante anche sul modello civile per riorganizzare le realtà locali. Per cui Benevento, che prima aveva quasi metà degli attuali paesi della diocesi, ha ceduto tutti i paesi, tranne il Sassinoro, che è stato ceduto dalla diocesi di Campobasso a Benevento. E quindi anche questa ricostituzione, il fatto che Campobasso sia metropolia di quattro diocesi, ha contribuito a dare autonomia specifica alla realtà locale. E anche questo, per esempio, il nostro giornale Molise Insieme è nato proprio da questo, è l'unico giornale in cui quattro diocesi insieme si fondono per fare un'unica voce. Capite bene che tutte queste iniziative sono di modello anche di una serie di realtà sul piano civile. Lo dico perché non si può non ricordare nel cammino storico questa esperienza che è complementare al cammino della realtà civile. Ecco, io l'ho detto perché per completare il tassello abbiamo detto anche questo. Grazie. Grazie.
ci possiamo avviare verso la conclusione, ci sono altre domande?